Benvenuti al 27° incontro con la storia d'Italia. In argomento il periodo 1946-1979, con particolare riferimento alla ricostruzione dell'esercito, alle difficoltà della rinascita del corpo dei bersaglieri, all'evoluzione tecnologica. Il bersagliere oggi. Al termine verrà proposto un breve filmato. La condizione italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale era stata fortemente caratterizzata dalla pesante eredità della sconfitta. Nonostante il ruolo svolto dalla Resistenza e dal Corpo Italiano di Liberazione, l'Italia dovette subire, per opera dei vincitori, un severo trattamento che mise la nazione in un contesto di isolamento diplomatico, accrescendo la fragilità della vita politica interna del Paese. Per quanto riguarda l'esercito italiano, uscito martoriato dal conflitto, lo stesso necessitava di riorganizzazione ed ammodernamento sotto l'aspetto della ristrutturazione organica e dottrinale e dell'adeguamento dei materiali sia operativi sia logistici al pari di quelli dei paesi alleati e dei paesi nemici. Con l'ingresso dell'Italia nella NATO il 4 aprile 1949, queste esigenze assumevano carattere di essenzialità e di priorità, anche in funzione di contrasto a un'eventuale azione militare da parte del Patto di Varsavia che si contrapponeva alla NATO. I reparti di fanteria motorizzata, limitati nel movimento in quanto legati alla viabilità su ruote, vengono in parte meccanizzati, primi fra questi quelli bersaglieri, fornendo a queste nuove unità più snellezza ed incisiva mobilità che rese obsolete quelle che non avevano subito tale modernizzazione e che pertanto in parte vengono soppresse fino ad arrivare agli anni 1975-1976, periodo in cui tutte le unità della fanteria verranno meccanizzate. Anche i bersaglieri verranno toccati nel vivo e debbono subire lo scioglimento di varie unità e dai 12 reggimenti esistenti negli anni immediatamente successivi alla fine del conflitto mondiale si passano negli anni 90 ai 6 attuali. Cambiano anche le uniformi, dal vecchio grigio-verde si passa al più moderno khaki. Tale riduzione non scalfisce però la determinazione del bersagliere, il quale, come dice il già citato Nino Tramonti, i bersaglieri esistono ancora e resisteranno non tanto in virtù di legislatori, quanto per amore di quel popolo che sempre ne ha apprezzato lo slancio e l'animo invitto. Il periodo immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale ci racconta di vicissitudini che toccarono i bersaglieri a causa delle strumentalizzazioni, quali ad esempio quello di identificare per l'abbigliamento il bersagliere alle camicie nere e pertanto legati al vecchio regime fascista e che venivano usate nell'ambito della lotta politica di quel tempo. La storia, la volontà e il giudizio popolare diranno comunque che il corpo dei bersaglieri non è stato mai politicamente legato ad alcuna persona che non fosse il fondatore e soprattutto ad alcun partito. D'altronde non era colpa del corpo dei bersaglieri se Mussolini era stato bersagliere prima della Grande Guerra al 10° Reggimento a Bologna, durante la guerra al 12° e poi all'11° Reggimento, divenendo sergente di squadra. E se in quell'epoca di nazionalismi, di passione, di militarismi spinti all'eccesso e gli prese a modello il comportamento bersaglieresco per la formazione di reparti paramilitari quali le camicie nere. Quella copia che in altri momenti avrebbe potuto essere identificata come emulazione e avrebbe potuto costituire vanto per l'originale, dal punto di vista ideologico non portò altro che danno al corpo, perché per molti prevenuti malpensanti quei reparti paramilitari per le loro esteriorità
quali l'abbigliamento, l'addestramento e le canzoni, si identificavano con i bersaglieri stessi. Quindi certamente ne influenzò il comportamento, ma ciò non vuol dire che il corpo dei bersaglieri ne appoggiasse l'azione, perché esso, come del resto tutto l'esercito, rimase sempre ordinatamente confinato nei propri limiti militari, senza mai uscire dai confini della realtà e dedizione alla patria e alle istituzioni, di cui seguì la storia e le alterne vicende che lo portarono ad essere presente in tutti i teatri conflittuali di quel periodo. La ricostruzione dell'esercito italiano, data l'evoluzione tecnologica e gli ammaestramenti tratti dal secondo conflitto mondiale, doveva avvenire su nuove basi che prevedevano la meccanizzazione delle forze. Dati gli alti costi, questo processo fu intrapreso gradualmente e comunque i primi reparti interessati furono, come abbiamo già visto, quelli bersaglieri. Naturalmente ereditammo mezzi provenienti da altri eserciti, i primi che contraddistinsero i bersaglieri meccanizzati negli anni 50 furono l'Alfa Truck e il carro armato leggero M24 di fabbricazione USA. Negli anni 60-70 vennero poi i veicoli da trasporto truppa, VTT, e i bersaglieri in particolare utilizzarono l'M113 di provenienza americana, cingolato e capace di trasportare una squadra, 12 uomini, completamente equipaggiata per il combattimento. La funzione tattica di questo mezzo era quella di trasferire i soldati fino alla zona di combattimento e, dopo la loro discesa dal mezzo, sostenerli con il fuoco delle armi in dotazione al veicolo, una Brown 12-7. Solo veicoli di progettazione successiva permisero ai bersaglieri di essere portati dentro il campo di battaglia e di combattere direttamente dal mezzo. I veicoli costruiti su scafo M113 furono vari, quali l'M106 per il trasporto e l'impiego dal mezzo di un mortaio da 120 mm, l'M113 A1 Camellino entrato in servizio successivamente e costruito dalla Automelara. Negli anni 80 entra in servizio il VCC-80 Dardo, un veicolo da combattimento per la fanteria costruito in Italia che sostituisce gli obsoleti M113 e che consentiva di condurre il combattimento anche da bordo del mezzo, essendo armato di un cannone da 25-80, una mitragliatrice coassiale 42-59, due lanciatori TOW. Il mezzo che ha la protezione totale NBC può trasportare 9 persone. Per terminare l'argomento è opportuno verificare se il mezzo esaltante della velocità dei bersaglieri, specialmente nelle distese africane, la moto, sia divenuto anch'esso, al pari della carriola, obsoleto oppure abbia subito un'evoluzione tecnologica che lo renda ancora attuale e divenga l'elemento d'unione con l'epopea del passato. La risposta sta forse nel fatto che nella prima guerra del Golfo, 2 agosto 1980, 28 febbraio 1991, pur tenendo in considerazione la loro vulnerabilità, piccole unità francesi hanno svolto nelle distese desertiche diverse funzioni di supporto e alleggerimento per la sicurezza lontana ed immediata alle unità corazzate. Oggi i reparti bersaglieri dispongono di 6 moto Kagiva 350W12 che vengono utilizzate per missioni di esplorazione. Tale mezzo è dotato di un'autonomia di 260 km e capace di una velocità massima di 135 km all'ora. Con l'evoluzione tattica provocata dal cambiamento radicale delle forme di guerra e di combattimento da attuare nel moderno teatro operativo, la tecnologia ha subito continue spinte innovatrici che hanno interessato, oltre che le modalità di movimento che oggi tendenzialmente privilegia quello su ruote, soprattutto la sicurezza del personale a bordo che comunque prevede reparti di piccole dimensioni, 4-5 uomini. E per questo sono in dotazione mezzi come il Dardo, il Lince, il Puma, il Freccia, la Blindo Centauro per le unità corazzate, eccetera.
Quello che però sarebbe stato l'impiego per eccellenza dei bersaglieri che ne avrebbero nobilitato all'estremo la caratteristica principale di sempre, la mobilità, l'impiego cioè in elitrasporto, è stato giustamente allargato a tutte le unità dell'esercito. Per quelle della fanteria ormai la denominazione non serve più ad indicarne anche lo specifico impiego operativo, ma soltanto la provenienza storica. Oggi pertanto i bersaglieri, come tutte le altre specialità della fanteria, pur mantenendo sulla carta la loro fisionomia di reparti meccanizzati, sono soldati completi, capaci di operare in qualsiasi situazione e con qualsiasi mezzo, dotati di strumenti ed armamenti tecnologicamente avanzati che permettono di integrarsi efficacemente con reparti della NATO e dell'ONU. Rimane ad essi però la caratteristica bersaglieresca. Con la visione del filmato edito dallo Stato Maggiore dell'Esercito negli anni Ottanta, a termine il 27° incontro con la storia d'Italia. Reggimenti non esistono più. Al loro posto ci sono 12 battaglioni bersaglieri meccanizzati e uno di addestramento reclute, nei quali si perpetua la tradizione di esuberanza e di efficienza della specialità, nel rispetto dei principi che la Marmora dettò e che parlano di obbedienza, rispetto, addestramento, amore per la patria, ginnastica fino alla frenesia e fiducia in se stessi fino alla presunzione. Battaglioni bersaglieri, oggi inquadrati nelle brigate corazzate e meccanizzate, sono dotati di armi e mezzi moderni. I veicoli da combattimento VCC-1 e VCC-2 consentono ai bersaglieri la stessa velocità operativa dei carri armati Leopard ed M60, con i quali cooperano. Con i mortai da 120 montati su veicoli corazzati, i battaglioni dispongono di una notevole potenza di fuoco. I missili Tau e Milan rappresentano il perno di una difesa contro carri, nella quale i bersaglieri hanno esperienze e tradizioni esclusive. Accanto all'addestramento classico, condotto all'insegna del massimo realismo, i reparti bersaglieri svolgono attività particolari che li rendono idonei a operare in qualsiasi tipo di ambiente o situazione operativa. È il caso dell'addestramento di pattuglia, del controllo di zone estese, dell'interdizione d'area.
altro impiego tipico nel quale il temperamento e le caratteristiche dei bersaglieri vengono esaltate al massimo è il combattimento negli abitati, che richiede azioni rapide, decise e condotte all'insegna della massima spregiudicatezza. Azioni che possono essere affidate anche a piccole unità ben determinate, accuratamente addestrate, con spiccate doti di iniziativa e di ardimento. Le calamità naturali, i terremoti, le inondazioni, i disastri di varia natura hanno imposto all'esercito nuovi compiti istituzionali per garantire con la forza della sua organizzazione soccorsi tempestivi ed efficaci alle popolazioni colpite. I bersaglieri si addestrano anche per queste eventualità. Ma il teatro d'azione dei bersaglieri non si limita al territorio nazionale. Primo reparto organico dell'esercito italiano chiamato ad operare armato fuori dei confini nazionali dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale è il battaglione bersaglieri Governolo inviato in Libano. Potrebbe essere cronaca, ma è già storia. Dal 1982 al 1984 i bersaglieri vengono impiegati in una missione di pace. I nostri soldati si distinguono agli occhi del mondo per professionalità, serietà, equilibrio, umanità. Essere bersagliere non è solo un modo di fare il soldato, è un modo di essere e di sentire, di intendere e di vivere la vita. We'll be right back.